Oggi ci troviamo nell'ambito di Girls Tech, del nostro progetto sulla gender equality, a incontrare Anna Vaccarelli. Anna Vaccarelli si è laureata all'Università di Pisa in Ingegneria Elettronica. Oggi è il dirigente tecnologico dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR. Ed è responsabile delle relazioni esterne del registro.it, che sappiamo appunto essere l'anagrafe dei domini.it. Ed è recentemente stata premiata dall'Italian Computer Society presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presso l'OCNEL, come migliore informatica d'Italia. Benvenuta, Anna. Grazie a voi dell'invito. Volevo intanto ringraziarvi per avermi incluso nelle girls, anche se ormai non ho più l'età per far parte di questa comunità, però sono onorata dell'invito e dell'essere tra le girls. Ecco, una prima domanda. Lei si è laureata negli anni '80, appunto, in ingegneria elettronica. È una scelta abbastanza inusuale per una donna, no? A quei tempi soprattutto. E cosa l'ha portata a interessarsi di questi temi e a decidere di scegliere questo percorso di studi? Beh, diciamo che ero comunque portata per le materie tecniche scientifiche, quindi ho fatto il liceo scientifico, mi piacevano la matematica, la fisica, mi piaceva anche il disegno, per cui ho avuto anche una vaga tentazione su architettura, ma l'idea della difficoltà di trovare lavoro da architetto mi ha presto dissuaso da questa intenzione. E nel frattempo appunto nascevano queste facoltà di ingegneria, da poco erano abbastanza giovani quelle di ingegneria elettronica, tanto è vero che a Bari ancora non c'era e quindi dovevo comunque emigrare volendo fare questa scelta, che era stata fatta da molti miei compagni di classe. Essendo orientata a queste materie, pensai che tutto sommato potesse essere un buon compromesso per quella che erano poi le mie inclinazioni, perché mi piaceva appunto la matematica, ma mi piaceva anche la parte più applicativa, quindi mi sembrava che ingegneria elettronica potesse sposare queste mie preferenze, diciamo così. Quando poi mi sono iscritta, siamo arrivati ai primi giorni di lezione ed eravamo 300 matricole divise in due corsi, quindi due corsi da 150 persone, in cui c'erano quattro ragazze per ogni corso. Abbiamo resistito al destino avverso, perché il professore di analisi del nostro corso, il primo giorno di lezione, ci invitò gentilmente a cambiare facoltà, suggerendoci di iscriverci a quella per assistente sociale, che faceva una lezione nelle aule accanto alle nostre, perché ci disse: il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini e non ce la potete fare. E nonostante questo, invece, ci siamo laureate, credo 7 su 8, in tempi mediamente più brevi di quelli dei colleghi maschi, e siamo tutte quante, abbiamo fatto la nostra strada in questa professione. Devo dire, a completamento di questo aneddoto del primo giorno di lezione, che dopo che mi sono laureata, io ho lavorato per qualche anno con delle borse di studio all'università e ho incontrato un giorno questo professore al bar, a prendere il caffè con i miei tutor, di allora. Lo incontro, lui mi riconosce: buongiorno signorina, cosa ci fa qui? E io le dissi: sì, guardi, contrariamente alle sue aspettative, io ci lavoro qui, grazie, arrivederci. E quindi mi sono tolto il sassolino dalla scarpa dopo alcuni anni, però poi alla fine questo non ha impedito né a me né ad altre mie colleghe di andare avanti. Dopodiché i numeri per fortuna sono aumentati in questa, sia per ingegneria elettronica, ora poi ci sono le varie specializzazioni, informatica eccetera. Ci sono ancora delle ingegnerie che sono meno frequentate dalle donne, tipicamente meccanica o aeronautica, è sempre stato così anche ai miei tempi, tra virgolette. Noi eravamo 8 su 300, a civile ce n'erano 12, a meccanica ce n'erano 2, aeronautica ce n'era una. Quindi sono percentuali che non fanno una statistica, che comunque danno un'idea. Quindi la situazione è andata poi negli anni migliorando, però non tantissimo. Tra l'altro, secondo alcuni docenti
soprattutto della facoltà di informatica, diciamo che per certi versi ha diciamo, problematiche analoghe, c'è stato addirittura un momento di aumento intorno agli anni 90, 80, 90 di iscritti alla facoltà di informatica, che è molto più giovane perché è nata una sessantina d'anni fa proprio a Pisa, e ora pare che ci sia di nuovo un calo. Negli ultimi anni hanno notato nuovamente un calo di iscrizioni delle ragazze, parlo delle iscrizioni delle ragazze a questa facoltà. Quindi è un tema su cui bisognerebbe interrogarsi e riflettere. Certo, beh, diciamo per fortuna dagli anni 80 un po' di acqua sotto i ponti è passata e oggi finalmente si parla sempre più apertamente di diversity, di inclusione, no? E di gender equality, anche se purtroppo effettivamente ancora oggi diciamo, episodi non troppo lontani da quelli che ha raccontato di questo docente, insomma, questo professore di analisi, purtroppo capitano ancora, no? È un po', è necessario tempo probabilmente per scardinare queste situazioni. E questo succede purtroppo anche nel mondo del lavoro, non solo nel mondo della formazione e nel mondo universitario. Oggi molti posti apicali all'interno delle aziende sono comunque, soprattutto nel nostro settore della tecnologia e del digitale, sono comunque ancora occupati prevalentemente da uomini. Secondo lei, come mai e come si può fare sì che questo cambi? Cioè, quali sono le azioni che pensa possano essere utili e quali sono dall'altro lato le difficoltà che le donne incontrano in questi contesti e che le frenano dal poter appunto essere valutate e valorizzate come dovrebbero. Ci sono secondo me molti fattori. Uno, diciamo, degli strumenti principali che viene citato sempre da tutti è la parte di lavoriamo sulle ragazze, facciamo formazione sulle ragazze, cerchiamo di convincerle che sono brave, che sono capaci come i maschi, che non si devono fare intimorire, che non si devono fare intimidire, che devono comunque essere convinte di poter riuscire in un settore in cui sono interessate, in qualcosa che gli piace. E questa, diciamo, è chiaramente la misura più semplice che ci possa venire in mente. Ma secondo me quello che bisognerebbe fare, lo vedo anche col fatto che noi lavoriamo molto nelle scuole, bisognerebbe lavorare sui maschi, cioè sui ragazzi, perché è in loro che bisogna sradicare una mentalità, cioè il baco, diciamo così, tra virgolette, è nella mentalità dei maschi, non in quella delle femmine. Se i maschi si abituano già da piccoli a considerare le loro compagne di classe e di scuola alla pari da tutti i punti di vista e sospendono una serie di atteggiamenti, tra virgolette, maschilisti che possono avere ereditato dalla famiglia, dalla società, da altre compagnie, questo sarebbe un grosso lavoro che consentirebbe di fare veramente un balzo in avanti. Quindi, secondo me, lo sforzo che dobbiamo fare non è lavorare solo o non è solo lavorare sulle ragazze per convincere di quanto sono brave, perché dovremmo partire dal presupposto che questo è un dato scontato, ma bisognerebbe lavorare sui ragazzi adesso perché imparino a considerare le ragazze alla pari. Questo investimento ci consentirebbe di avere un domani uomini che lavorano, che sono in un ambiente di lavoro e che non hanno i comportamenti che oggi hanno nell'ambiente di lavoro i maschi, che si portano dietro le abitudini, i retaggi, i pregiudizi che hanno sempre avuto. Io sono per anni stata contraria alle quote rosa, però mi rendo conto che a questo punto è l'unico modo per imporre la presenza delle donne in alcune situazioni, in alcuni contesti, in maniera che questi comportamenti vengano ribaltati, che ci sia l'apporto, diciamo, di un punto di vista diverso. Quindi purtroppo, le quote rosa servono per lavorare in questi ambienti e per fare in modo che possano essere le donne a fare delle scelte. Non è detto che poi le donne aiutino le altre donne. Questo, diciamo, sarebbe tutto da dimostrare, ma certamente comincerebbe ad esserci un approccio diverso.
Rispetto al fatto che le donne possono essere più o meno valorizzate, devo dire che sono anche questi dei concetti da prendere un po' con le pinze, cioè non tutti gli ambienti sono uguali. Io faccio parte da alcuni anni, da un paio di anni, di una community, quella delle Women for Security. È un gruppo di professioniste impegnate nella cyber security con vari ruoli, da quelli tecnici a quello di marketing, comunicazione o informazione, eccetera. E abbiamo fatto una survey per cercare di capire appunto qual è la situazione delle donne nell'ambiente di lavoro relativamente alla cyber security. Da questa survey, a cui hanno risposto un po' più di 200 donne, ed non è stato facile trovarle, quindi questo vuol dire che sono anche poche, non emerge il fatto che siano così discriminate o così poco valorizzate nell'ambiente di lavoro, cioè ci aspettavamo dei numeri più alti. Invece, tutto sommato, quelle che lamentano di essere state un po' trascurate o non valorizzate o di aver fatto carriera più lentamente, non sono la maggioranza, sono la minoranza, non una minoranza esigua, però comunque non sono la maggioranza. Quindi probabilmente anche su questo non sono uguali tutti gli ambienti. Anche nel mio ambiente di lavoro, che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, non c'è a priori una discriminazione vera, vera tra maschi e femmine, perché sono concorsi pubblici dove tu accedi per titoli, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che in effetti a livello di entrata dei ricercatori, quindi diciamo, parliamo intanto di personale laureato, la quantità di uomini e donne è simile, è un po' prevalente quello delle donne negli indirizzi più umanistici, un po' prevalente quello degli uomini negli indirizzi tecnici, ma stiamo parlando di cifre che vanno intorno al 50% e non si distaccano molto da lì. La situazione cambia invece molto se si sale di livello, cioè via via che si arriva ai ruoli apicali, quelli che nell'industria sono i C-level, la quantità di donne diminuisce e tende a sparire. Cioè, ora nel CNR abbiamo circa un centinaio di istituti, poco meno, credo che ci siano tre o quattro direttori e direttrici di istituto e tutti gli altri sono maschi. Ora abbiamo la portabandiera di questa battaglia, tra virgolette, che la nostra presidente, che è la professoressa Maria Chiara Carrozza, la prima presidente donna del CNR, e quindi speriamo che questo corrisponda, diciamo, agli auspici che facevamo prima, cioè che una donna possa portare il suo punto di vista e cambiare alcune cose all'interno dell'ente. E in questo, almeno diciamo, nelle cose che vorrebbe fare, la Presidente sta dimostrando, diciamo, di voler cambiare alcune situazioni. Bene, speriamo davvero che questo succeda, insomma, che questa situazione migliori. Io credo che sia un caso già abbastanza virtuoso quello che ha raccontato, perché invece nel privato i numeri sono effettivamente ben diversi, non solo a livello apicale, ma un po' a tutti i livelli, parlando appunto sempre proprio della nostra professione, probabilmente anche perché, come diceva prima, c'è anche una questione proprio di formazione che deve partire da giovani, no? Un po' quello che vogliamo fare noi con Girls Tech è proprio quello di far entrare in contatto le ragazze, le giovani donne con delle professioni che poi potrebbero essere per loro interessanti e che quindi possono essere poi coinvolte nella loro vita professionale in scelte che non avrebbero fatto se non avessero conosciuto questo tipo di professionalità. E quindi spingiamo molto, molto, molto in questa direzione. Mi ha colpito anche il discorso sulle quote rosa, nel senso che è un punto di vista effettivamente diverso, anche un po' controcorrente per certi versi sulle quote rosa, di vederle quasi come un modo educativo per far sì che, non tanto per assicurare alle donne delle posizioni, ma per educare gli uomini o comunque chi sta no, in posizioni apicali a effettivamente Decisionali. accorgersi, a capire, decisionali, esatto, accorgersi e a capire che appunto c'è questa necessità e c'è questo valore, appunto, questa possibilità di valorizzare le organizzazioni con la presenza femminile, perché
da un certo punto di vista è anche vero che il cervello maschile e femminile hanno delle differenze, delle peculiarità, ed è proprio da qua che nasce la diversità e la volontà di essere inclusivi e di Che poter. non era quello che voleva dire il mio professore di Che non analisi era nel dire che il quello. cervello è differente, lui voleva dire un'altra Assolutamente, cosa, però. assolutamente. Quello è un punto di vista decisamente, diciamo, medievale, Sì. se così si può dire. Bene, Anna, lei ha citato la sua attività nelle scuole che dal 2010 porta avanti per portare all'interno delle scuole appunto la cultura di internet, il digitale, la tecnologia. Ecco, in questo mondo, appunto in questo contesto, in Italia, relativamente all'insegnamento appunto delle materie STEM, come siamo messi, diciamo, in generale e poi come siamo messi invece nel contesto appunto delle donne e del coinvolgimento femminile? Allora, diciamo che ci sono delle iniziative che sono più che altro fuori dall'ambiente scolastico, per esempio le iniziative dell'Università di Bologna indirizzata proprio alle ragazze per invogliarle, ci sono le iniziative del CINI, il Cyber Trials, che è una sorta di formazione e competizione rivolta alle ragazze, sempre sul tema, temi tecnici, ICT, cyber security. Ci sono delle iniziative che hanno un valore importante. Quello che secondo me invece manca è che questa attività, diciamo, sia a sistema nella scuola. Noi facciamo questi laboratori nelle scuole da 10 anni e li facciamo con strumenti diversi e contenuti diversi dalle primarie alle secondarie di secondo grado, quindi diciamo per intenderci dalle elementari alle superiori. Ripeto, con strumenti diversi, soprattutto nelle primarie e nelle secondarie di primo grado sono strumenti ludici, ludico-didattici. Alle superiori sono veri e propri mini corsi di cyber security con anche delle esercitazioni. E noi abbiamo fatto, diciamo, la scelta, che non è facilissima, di fare questa esperienza attraverso le scuole, inserendola nei percorsi didattici previsti. Quindi nelle scuole noi entriamo con le ore di cittadinanza digitale, che sono state da questo punto di vista benedette perché tutti gli insegnanti si trovano di fronte alla necessità di assolvere questo obbligo di 33 ore di educazione civica, di cui 4 sono di educazione digitale. Nel momento in cui noi gli proponiamo un percorso che copre queste 4 ore, perché se facciamo già due laboratori abbiamo coperto le 4 ore, da un punto di vista, tra virgolette, gli risolviamo un problema e noi otteniamo lo scopo di riuscire a parlare di questi temi con i bambini e con i ragazzi. Questo vale per tutti i livelli di scuola. Nelle scuole superiori c'è anche lo strumento del PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, che ci consente anche lì, diciamo, come dico, a volte è un po' un cavallo di Troia, cioè è il cavallo di Troia per poter entrare nella programmazione didattica delle scuole e poter avere davanti un'intera classe. Molte altre iniziative che sono altrettanto valide anche dal punto di vista dei contenuti, ma che lavorano fuori dalla scuola, non hanno questa caratteristica, cioè i ragazzi te li devi andare a cercare da qualche parte, cercare di metterli insieme, cercare di raggiungerli in qualche modo e non è sempre facile. Più facile, è difficile entrare nelle scuole, ma a quel punto tu c'hai 25 ragazzi tutte le volte, tutti là che bene o male ti stanno a sentire. L'altro problema per svolgere questa attività nelle scuole, oltre a potenziare quello che attualmente sono queste ore di cittadinanza digitale, perché 4 ore in un anno sono veramente pochissime, l'altro problema che c'è, che incontriamo, è che spesso i docenti non sono in grado di stare dietro a questi temi, cioè non hanno una cultura, una loro preparazione per poter affrontare questi temi in classe. Per cui se ci siamo noi, tendenzialmente demandano completamente l'attività a noi perché da soli, benché noi facciamo delle attività, abbiamo messo a punto degli strumenti perché possano anche svolgere queste attività da soli, non lo fanno quasi mai perché non avendo la preparazione
adeguata dal punto di vista del digitale, alla prima domanda che gli fanno i ragazzi, che 90 su 100 ne sanno più di loro, non sanno come rispondere e si sentono in difficoltà perché viene messo in discussione il loro ruolo di insegnanti e di educatori, visto che non sanno dare la risposta giusta. Questo comporta due cose. La prima è che per ovviare a questo inconveniente noi abbiamo messo a disposizione dei docenti, attraverso un portale che si chiama Presente Digitale, dei corsi di formazione sul digitale. Sono corsi online, sono gratuiti, danno diritto ai crediti MIUR e si parla di coding, si parla di cyber security, di didattica digitale, quindi sono degli strumenti di supporto oltre a dei, tra virgolette, mini corsi preparatori che gli facciamo prima di cominciare i nostri laboratori. L'altro punto che questo riguarda gli adulti in generale, e non solo gli insegnanti, ma tutti quelli che hanno un ruolo di educatore, dovremmo tutti, perché mi ci metto anch'io, avere un atteggiamento diverso nei confronti dei nostri ragazzi quando si parla di questi temi, cioè partire dal fatto che per tante cose loro ne sanno di più, quindi non ci dovremmo vergognare di dire: scusa, mi spieghi come si fa questa cosa perché non la so fare? Qual è il nostro vantaggio rispetto a loro? Cioè, che cosa noi gli possiamo dare? L'esperienza, perché i ragazzi sono, diciamo, smart, nerd, quello che volete, quindi smanettano come pochi con questi dispositivi. Però gli manca l'esperienza per capire le situazioni in cui si trovano, per affrontare le difficoltà che si possono presentare nella navigazione in rete. Cosa che invece a un adulto non manca, cioè se l'adulto viene guidato dal ragazzo nel fare la navigazione, si accorge però prima del ragazzo probabilmente che c'è un problema, che c'è un contenuto che non va bene, che c'è una situazione difficile, cioè può mettere a disposizione la sua esperienza e il suo ruolo di educatore senza che questo venga messo in discussione, partendo dal fatto che tu stai insegnando qualcosa a me e io sto insegnando qualcosa a te. Impariamo tutte e due senza che nessuno venga sminuito nel suo ruolo. Questa è una cosa molto bella, quindi aiutare gli insegnanti a cambiare mentalità, quindi sicuramente aiutarli formandoli su queste tecnologie, perché comunque è necessario un aggiornamento costante, continuo, perché il mondo va a una velocità pazzesca, questo mondo va velocissimo e i cambiamenti della società poi di solito stanno un po' indietro rispetto a quelli che sono i cambiamenti della tecnologia e la velocità con cui va tutto, però anche cambiare il proprio approccio e sedersi a fianco dei ragazzi e quindi aiutarli con l'esperienza dell'adulto che magari può riconoscere un pericolo, può riconoscere una situazione che non so, una fake news mi viene in mente, no? Comunque saper capire determinate cose del mondo che vanno oltre, diciamo, la tecnologia, ma insomma rientrano nel ruolo dell'educatore, e il ragazzo magari insegna qualcosa all'adulto, al docente stesso, perché è un nativo digitale, quindi vive in questo mondo Esatto. direttamente. Ecco, una curiosità, i ragazzi come accolgono queste attività? Sono interessati? Si mostrano proattivi? Cioè, effettivamente vediamo che i livelli di competenza tra prima e dopo sono migliorati. Anche lì, nelle ragazze migliorano di più, diciamo così, ma bisogna partire dal fatto anche che c'è una loro percezione di non essere così brave con la come i maschi, quindi partono all'inizio dandoti delle risposte in cui loro si sentono meno capaci, quindi la loro percezione di essere meno capaci, mentre i maschi si sentono come me non c'è nessuno, gioco un sacco ai videogiochi e sono bravissimo. Perciò alla fine del percorso le ragazze acquistano in proporzione molta più consapevolezza dei maschi, perciò il loro miglioramento è maggiore rispetto a quello dei maschi, non necessariamente perché hanno solo imparato di più, ma perché si sentono più sicure nel dare alcune risposte, nel fare alcune affermazioni rispetto a quanto non lo fossero prima di cominciare. Quindi comunque un effetto positivo. Quindi il bilancio è positivo sia dal punto di vista, diciamo, della gratificazione nel momento in cui noi vediamo le facce dei ragazzi, se hanno le telecamere accese naturalmente, sia da un punto di vista oggettivo attraverso la somministrazione di questi questionari. Molto bello il fatto che appunto
questa attività effettivamente faccia rendere conto e superare questo limite magari che a volte le ragazze si autoimpongono perché vengono condizionate da quello che dicevamo prima, no? Da una cultura un po' maschilista che le vede più svantaggiate su questi temi e che quindi poi arrivino. Quando si va a misurare i risultati, arrivino a valutarsi come, almeno come gli uomini, se non anche meglio, ecco. E passando invece ad un altro argomento, Anna, lei ha ricevuto recentemente da parte della Italian Computer Society all'OCNEL questa onorificenza, questo premio come migliore informatica d'Italia. Che cosa rappresenta per lei questo premio? Allora, intanto diciamo, non me l'aspettavo, quando me l'hanno detto sono un po' cascata dalle nuvole perché non ci pensavo proprio a una cosa di questo genere. È stato diciamo, un fulmine a ciel sereno, ma un bel fulmine. E poi ho anche cercato di capire un po' più a fondo, al di là delle motivazioni, o forse anche in base alle motivazioni che c'erano nel premio, diciamo. L'ho preso un po' come un premio alla carriera, diciamo così, nel senso che l'insieme, diciamo, delle cose che posso aver fatto, dei contributi che posso aver dato, evidentemente ha spinto questa giuria a darmi questo riconoscimento. Questa cosa, ha avuto molti risvolti positivi, non soltanto chiaramente dal punto di vista della soddisfazione personale, che è certamente innegabile, ma, mi ha consentito, dandomi una maggiore visibilità, mi ha consentito anche di svolgere un po' il ruolo, tra virgolette, di mentor nei confronti magari di altre donne e di altre ragazze. E mi sembra, diciamo, un aspetto assolutamente positivo per portare avanti questi argomenti di cui stiamo parlando stamattina. Ottimo, e questo è un altro delle componenti, secondo noi, molto, molto importanti, cioè proprio quella dei role model che possano essere un punto di riferimento, role model femminili, che possono essere un punto di riferimento appunto per le ragazze che vogliono intraprendere questa strada. Ed è importante, che questi role model siano valorizzati e siano, espressi e possano essere conosciuti perché ce ne sono sicuramente tanti, e il suo caso Sicuramente. è uno dei più, no? Uno dei tanti che hanno un grande valore, e il fatto di poter portare sempre di più dei casi di successo di una carriera, di una posizione lavorativa, di una carriera professionale, ma anche di percorso di studi, è veramente un qualcosa di cui c'è tanto bisogno, perché di role model maschili ce ne sono tanti, tantissimi, troppi, molto conosciuti, pochi ancora da questo punto di vista femminili. Quindi l'altro appunto impegno che noi prendiamo in questo senso è anche proprio quello di portarli a conoscenza il più possibile, di renderli il più possibile noti e comunicati, proprio perché è un grandissimo valore, è un punto di forza. E per concludere, Anna, che cosa consiglierebbe a una ragazza che oggi decide di intraprendere il percorso di studi, un percorso di studi nell'ambito dello STEM? Di andare avanti tranquilla, di non farsi scoraggiare, di decidere intanto di intraprendere questo percorso senza pregiudizi, senza preoccuparsi di quello che le possono dire o di quello che gli altri possono pensare. E quindi di seguire la propria strada se è quello che le piace fare. E tra l'altro vorrei anche sottolineare, e questo vale sia per i maschi che per le femmine, ma diciamo stiamo parlando in particolare in questo momento delle ragazze, che svolgere un'attività in questo settore, quindi seguire un corso di studi di tipo tecnico-scientifico, offre molte più possibilità di lavoro di altre scelte. Quindi diciamo che potrebbe essere anche questo un peso da mettere sulla bilancia in un momento di incertezza per dire sono incerta tra una facoltà più umanistica oppure tra un lavoro di tipo più generico, mettiamo così, non tecnico, e un lavoro più tecnico. Ecco, il lavoro e il percorso di studi più tecnico ti dà più possibilità di inserirti, di fare carriera. Questo
questo è molto vero nel settore dell'ICT, è molto ancora più vero, se si può dire, nel settore della cyber security, dove la domanda è infinitamente più alta dell'offerta, cioè al mondo si parla di 3 milioni di posizioni da coprire e in Italia, solo in Italia, secondo Baldoni, oltre 100.000. Un problema molto sentito nell'industria e insomma, nel mondo dell'informatica c'è una fame pazzesca di Sì. talenti e Ecco sì, effettivamente siamo tutti i infatti giorni a lottare per cercarli. il problema delle aziende è talmente grande che vanno a cercare i ragazzi per formarli già nelle scuole superiori, neanche dell'università, e poterli inserire nei loro team perché hanno bisogno di competenze specifiche, quindi ci investono per poi assumerli. Assolutamente. Quindi rinnoviamo l'invito a tutte le ragazze e non solo, anche ai ragazzi a seguire questo tipo di carriera perché c'è veramente tanto bisogno di professionalità. Anna, è stato davvero un piacere, io la ringrazio moltissimo per questo contributo e per il suo tempo. E ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui, e vi saluto e alla prossima. Grazie e buona Grazie a serata. voi per l'invito, grazie a tutti.